È drammatica la fotografia del mondo del lavoro scattata dalla CISL regionale alla vigilia del 1° maggio. Disoccupazione record e le assunzioni avvengono ancora soprattutto attraverso conoscenze. A Bologna i sindacati ritrovano l'unità per festeggiare il 1° maggio in nome dello slogan Il lavoro non è una merce. Banchetti, interventi di CGIL, CISL e UIL, domattina in Piazza Maggiore, poi feste e musica fino a sera. Nel mese di aprile il carrello della spesa a Bologna è costato lo 0,8% in più rispetto a marzo. In lieve calo il tasso tendenziale annuo, che resta comunque al 3,3%, a far impennare i prezzi, soprattutto i carburanti. Come in un famoso film, si sono dimenticati del figlio che si è perso durante una passeggiata. Lo hanno ritrovato i carabinieri. È successo a una famiglia bolognese in vacanza in Calabria. Nonostante il lieto fine, i genitori sono stati denunciati per abbandono di minore. Ecco la classifica dei nomi e cognomi più diffusi a Bologna. Fra i primi regna sempre incontrastato Rossi, mentre fra i nomi di persone i più diffusi sono Maria e Andrea. Per i neonati vincono però Sofia e Alessandro e Mohamed fra gli immigrati. Buonasera, bentrovati con ETG Bologna. In apertura un'ampia pagina di economia e lavoro, disoccupazione giovanile al 22%, tante donne ancora senza un impiego e collocamenti che avvengono ancora a stragrande maggioranza tramite conoscenze. È la drammatica fotografia del lavoro, del mondo del lavoro in Emilia-Romagna scattata dalla CISL regionale. Il servizio di Massimo Ricci. La disoccupazione giovanile nel 2011 in Emilia-Romagna ha toccato quota 22% per la fascia d'età compresa tra i 15 e i 24 anni. A Bologna il dato sale al 23,2. Sono i dati ancora allarmanti sulla situazione del mondo del lavoro nella nostra regione, presentati in mattinata dal segretario regionale della CISL Giorgio Graziani. Beh, è stato un 2011 molto difficile. Il patto per la crescita prevede delle azioni, il piano per il lavoro interessanti, ma non bastano. Abbiamo bisogno da una parte della crescita, ma abbiamo bisogno di stabilizzare, perché oggettivamente abbiamo una disoccupazione giovanile, come sapete, al 22%, con picchi del 34-35% a Forlì-Cesena, del 26% a Ravenna. Abbiamo una disoccupazione femminile, in particolare tra i giovani, che è mediamente superiore del 2% a quella maschile, e abbiamo un mercato del lavoro che non è gestito in maniera efficace. Graziani dice sì ad un'unica agenzia regionale per il lavoro con un solo coordinamento. Il problema è che anche in Emilia-Romagna il collocamento avviene in gran parte tramite conoscenza diretta. Solo il 4,5% delle nuove assunzioni collocate dal servizio pubblico e ormai raggiunto dal 3,5% dalle agenzie per il lavoro di somministrazione rappresentano una piccola nicchia del collocamento, mentre ormai, cioè, come sempre, un mercato del lavoro, una gestione del collocamento fai da te, che significa che mediamente la conoscenza diretta rappresenta ancora il 45% del collocamento in questa regione. Domani dunque è il 1° maggio. Dopo le divisioni dell'anno scorso, i sindacati bolognesi ritrovano l'unità in nome dello slogan Il lavoro non è una merce. L'immagine che CGIL e CISL e UIL hanno scelto, una mano che calza un guanto da lavoro e che stringe un garofano rosso, la stiamo vedendo. Il programma della manifestazione di domani si apre alle 9:30 in piazza Nettuno con esposizioni e banchetti delle associazioni di volontariato e delle comunità etniche. Alle 10 in piazza Maggiore la parola passerà appunto ai sindacati, Danilo Gruppi, segretario della Camera del Lavoro, seguito in ordine rigorosamente alfabetico dai colleghi di CISL e UIL, Alessandro Alberani e Gianfranco Martelli. Nel mezzo la lezione magistrale del professore Romagnoli dell'Università di Bologna e l'intervento della vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Simonetta Saliera. La festa andrà avanti fino a sera con la musica degli Africa United e di altri gruppi che si esibiranno a partire dalle 18:30. Per domani sono annunciate anche alcune iniziative di protesta degli insolventi contro l'apertura di alcuni negozi nel giorno del 1° maggio. E il tema del lavoro resta al primo posto fra le preoccupazioni delle persone e delle famiglie. Subito dopo arriva però quello del costo della vita. I dati dell'inflazione nel mese di aprile a Bologna parlano di una piccolissima frenata dell'inflazione, ma il tasso tendenziale annuo resta piuttosto alto. Vediamo in questo servizio quali sono state le principali variazioni. Il costo della vita nel mese di aprile è aumentato dello 0,8% rispetto a marzo. Questo significa un aumento su base annua del 3,3%,
un po' meno del 3,4 tendenziale del mese scorso, ma l'inflazione è sempre alta, soprattutto in rapporto a stipendi e salari che restano sostanzialmente al palo. A trascinare ancora in alto la dinamica dei prezzi l'aumento dei carburanti, il GPL è rincarato del 4,6%, la benzina del 3,4%, il gasolio dell'1,1%. Si tratta di aumenti dell'ordine del 20% annuo che fanno sentire il loro peso sul portafoglio sia al momento della sosta alla pompa di benzina che sull'acquisto di biglietti aerei e marittimi. La voce dei trasporti in un mese ha subito in generale un aumento dell'1,5%. Ancora in aumento anche i generi alimentari nel mese di aprile sono rincarati mediamente dello 0,1% e hanno fatto registrare un lieve calo soltanto frutta e verdura. Andare al bar, al ristorante o in albergo costa il 2,3% in più rispetto a marzo. Costa di più anche mantenere la casa, un più 1,2%, e la colpa è dell'aumento delle tariffe di gas e luce. L'unico comparto che porta il segno meno è quello delle comunicazioni, meno 1,2%. Piuttosto che aderire alla rivolta fiscale proposta dalla Lega Nord, è meglio chiedere che i soldi prelevati ai bolognesi con l'IMU restino sotto le due torri, il 75% da subito e a regime tutti i soldi. La proposta è del sindaco di Bologna, Virginio Merola, che il prossimo 24 maggio parteciperà alla manifestazione dell'ANCI a Venezia contro il governo Monti. Dopo aver ribadito che la disobbedienza fiscale voluta dalla Lega serve solo a dividere il paese, Merola lancia due proposte. La prima di aprire un varco nel recinto del patto di stabilità per permettere di pagare le imprese e di investire nei settori di edilizia scolastica e manutenzione straordinaria delle città. La seconda proposta è di portare le entrate IMU al 75% per i comuni e diminuire il fondo di riequilibrio nazionale di 2,5 miliardi, lasciando i rimanenti 5 miliardi ai comuni che non sono ancora pronti per una completa autonomia fiscale. Così facendo, secondo Merola, si gettano le basi per una vera autonomia dei comuni e negli anni successivi si potrà andare a regime prevedendo che l'IMU sia una tassa riservata soltanto ai comuni senza prelievi da parte dello Stato. E ora la cronaca con una vicenda piuttosto curiosa. Come in un famoso film di qualche anno fa, si sono letteralmente dimenticati del figlio. Non l'hanno però lasciato a casa, ma lo hanno perso durante una passeggiata. Il bimbo di appena 2 anni si è messo a girovagare finché è arrivato in una stazione dei treni dove in lacrime è stato soccorso. La vicenda, che vede protagonista una famiglia bolognese, successa in Calabria, a Vibo Valentia, dove la coppia era in vacanza. Il piccolo è stato notato da un passante, affidato subito dopo ai carabinieri che lo hanno portato in caserma e accudito, cominciando le indagini per capire cosa gli fosse successo. È passata più di un'ora prima che i genitori si siano presentati a denunciare la scomparsa del figlio. La loro preoccupazione è cessata quando l'hanno visto insieme ai carabinieri. Lieto fine però non li ha salvati da una denuncia per abbandono di minore. Nomi e cognomi sotto le due torri. Il Palazzo da Curzio ha fatto una fotografia ed è emerso che il cognome ancora predominante è Rossi, così come fra i nomi primeggiano Andrea e Maria. Poi naturalmente c'è anche una classifica di nomi e cognomi stranieri. Vediamo. Il cognome più diffuso a Bologna resta Rossi, il nome Maria e Andrea, ma tra i neonati svettano Sofia e Alessandro. È la foto scattata dal Dipartimento Programmazione del Comune, secondo cui nel 2011 non c'è stato nessun cambiamento in vetta alla classifica dei cognomi più diffusi sotto le due torri. Primo il signor Rossi con 1.358 persone, seguito da Venturi, Fabbri, Ferrari, Montanari, Gamberini, Barbieri, Nanni, Monti, finendo con Ventura, con 633 cittadini. Per trovare il primo cognome straniero bisogna scendere fino al 48° posto, dove si piazza Hussain con 372 residenti, di cui 11 di cittadinanza italiana. Al secondo Chen, seguito da Rahman, Khan e Ahmed, con 233 residenti. La top 5 maschile dei nomi più diffusi tra i residenti a Bologna nel 2011 rimane invariata dal 2005. Si parte con Andrea, 4.779 residenti, seguito da Marco, Giuseppe e Francesco, finendo con Alessandro. I 5 nomi più diffusi per il gentil sesso sono invece Maria, 5.191 persone, poi Anna, Francesca, Paola, infine Elena. Nella popolazione maschile straniera in testa Mohamed, che nella classifica generale riferita a tutti gli abitanti italiani e stranieri guadagna la 96esima posizione. Segue Yon, Ahmed, Muhammad e Gheorghe. Fra le donne straniere primeggiano Maria, 440 residenti, poi Elena, Tatiana, Maria e Natalia. Alessandro e Sofia in testa fra i neonati.
Fra i bambini residenti a Bologna, nati sempre nel 2011, al primo posto nella classifica dei nomi più diffusi, ritroviamo Alessandro, 65 neonati, seguito da Lorenzo, Matteo, Leonardo e Riccardo, poi a pari merito Davide, Francesco, Luca e Mattia, infine Giacomo. Fra le bambine Sofia, 52 neonate, che scalza Giulia, che deteneva il primato dal 2008. Ci sono poi Martina, Alice, Giorgia, Sara, Chiara ed Emma e a chiusura della top 10 Anna e Viola, entrambe con 23 neonate. Una pensionata di 78 anni è stata aggredita e rapinata da uno scippatore che per portarle via appena 30 euro l'ha anche scaraventata a terra. È successo ieri sera in via dei Giardini, in zona Corticella, Bologna. Il malvivente ha fatto cadere appunto l'anziana che ha battuto a terra il volto e un ginocchio. Molto scossa, ha subito avvertito il 113. Il rapinatore è stato visto fuggire su un'auto dove lo aspettava un complice. Ancora cronaca, si è spacciato per un cittadino greco diretto per un viaggio a Londra, ma alcune stranezze sulla carta d'identità lo hanno tradito. Il giovane, un albanese di 27 anni, è stato bloccato e denunciato ieri all'aeroporto Marconi di Bologna dagli agenti della polizia di frontiera. Al controllo dei documenti ha esibito la carta d'identità di un 28enne greco, ma alcune verifiche hanno permesso di scoprire la sua vera identità. L'albanese aveva già tentato di fare la stessa cosa anche a marzo all'aeroporto di Treviso. Anche in quell'occasione, come ieri, per lui è scattata una denuncia per possesso di documenti contraffatti. Il direttore del Ministero della Gioventù e dello Sport di Haiti in questi giorni è in visita a Bologna per un progetto di solidarietà fra la CISL di Bologna e il paese centroamericano che, come ricorderete, l'anno scorso fu colpito da un devastante terremoto. Vediamo. E sono molto contento di visitare Bologna e gli italiani sono molto gentili. È il breve saluto rivolto alla nostra città e ai telespettatori di ETV da parte di Pierre Hermans Poitevion, direttore generale del Ministero della Gioventù e dello Sport di Haiti, in visita in questi giorni a Bologna. Ospite della CISL per un progetto di scambio ideato dal senatore Giovanni Bersani, l'esponente del governo haitiano ha visitato tra le altre cose la Ducati, il Bologna Calcio e la Virtus Pallacanestro. Credo che questa è una storia che va avanti, grazie anche al senatore Bersani che lanciò quest'idea e all'amico Zaccarì dell'associazione HIP che a Bologna si è prodigato per aiutare Haiti. Abbiamo un nuovo capitolo, quello dello sport, con il direttore generale dottor Pointivien che è stato qui per una settimana e ha fatto un'esperienza credo importante di scambio con gli amministratori locali, con l'associazionismo, con le società sportive, ed è un primo passo che può costruire un futuro anche di scambio, perché quel paese è un paese che va assolutamente aiutato. E credo che una presenza così autorevole come il dottor Pointivien marchi un segnale molto importante in questo scambio di solidarietà. Ora c'è la pubblicità, subito dopo altre notizie. Di nuovo in studio con ETG Bologna, prima di proseguire col telegiornale rivediamo come sempre i titoli del nostro sommario. È drammatica la fotografia del mondo del lavoro scattata dalla CISL dell'Emilia Romagna alla vigilia del 1° maggio. Disoccupazione record, le assunzioni avvengono ancora soprattutto attraverso conoscenze. A Bologna i sindacati ritrovano l'unità per festeggiare il 1° maggio in nome dello slogan Il lavoro non è una merce, banchetti e interventi di CGIL, CISL e UIL domani mattina in Piazza Maggiore, poi festa e musica fino a sera. Nel mese di aprile il carrello della spesa a Bologna è costato lo 0,8% in più rispetto a marzo. In lieve calo il tasso tendenziale annuo, che resta comunque al 3,3%, a fare impennare i prezzi, soprattutto i carburanti. Come in un famoso film, si sono dimenticati del figlio che si è perso durante una passeggiata, lo hanno ritrovato i carabinieri. È successo a una famiglia bolognese in vacanza in Calabria. Nonostante il lieto fine, i genitori sono stati denunciati per abbandono di minore. Ecco la classifica dei nomi e cognomi più diffusi a Bologna. Fra i primi regna incontrastato Rossi, mentre fra i nomi di persone i più diffusi sono Maria e Andrea. Per i neonati vincono però Sofia e Alessandro e Mohamed fra gli immigrati. Andiamo avanti col telegiornale. Il sottosegretario alla difesa Gianluigi Magri questa mattina era a Bologna per visitare la caserma della Croce Rossa Militare in via Prati di Caprara. Magri ha parlato anche della ristrutturazione complessiva che interesserà la Croce Rossa. Sentiamolo. Sono qui a ringraziare prima di tutto e a complimentarmi col corpo militare della Croce Rossa, che a Bologna è una tradizione importante, è un corpo estremamente operativo. Si basa fondamentalmente sul volontariato, e questo è importante,
ci tengo a dirlo, non solo per quanto riguarda la mobilitazione in situazioni di estrema gravità, come sono per esempio le operazioni di protezione civile, ma c'è anche un supporto continuo a quelle che sono le attività della difesa. Pensiamo alla capacità di mobilitazione che si ha quando esiste una emergenza o necessità di carattere sanitario per quanto riguarda principalmente le strutture dell'esercito. Sotto questo punto di vista è chiaro che è un'importanza rinnovata ed è un'importanza che viene riconosciuta dalla difesa. Siamo in attesa di comprendere all'interno della ristrutturazione più complessiva della Croce Rossa qual è il percorso individuato dal Ministero della Salute. Per quanto riguarda la difesa c'è già stata la disponibilità ad includere non solo il personale definitivo ma anche quello in situazione di precariato, in totale poco più di 1.100 persone, in un quadro di riassetto complessivo che portasse ad un ruolo di esaurimento che rimanesse stabilmente e ufficialmente come corpo militare della Croce Rossa. Speriamo che il Ministero della Salute riesca a dare delle risposte positive all'interno del riassetto più complessivo. Siamo allo sport, parliamo di calcio. Il Bologna, battendo ieri il Genoa, ha raggiunto la matematica salvezza. Ottimo traguardo a 3 giornate dalla fine del campionato. Intanto ieri in tribuna era presente il CT Prandelli per osservare da vicino Alessandro Diamanti in odore di convocazione azzurra. Oggi il trequartista ha parlato del suo futuro, del suo presente, ma non ha voluto toccare l'argomento europeo. Sentiamo le sue parole. Un'impresa no, proprio ha fatto un bellissimo lavoro. Lo andiamo avanti sempre, non lo so, sicuramente abbiamo raggiunto un risultato importante. L'anno scorso io ho fatto una grande annata, ma l'obiettivo non è stato raggiunto, quindi la mia annata è andata un po' in anonimato, perché tanto il singolo fa bene solo quando fa bene il collettivo. Sono contento perché secondo me ho fatto un'annata che ho dato tanto in tutte le partite e forse qualche volta per tanti fattori non mi era riuscito, ma non vuol dire continuità, perché continuità, ripeto, l'ho sempre avuta perché ho sempre giocato, però sono riuscito a fare tante prestazioni importanti e devo continuare a farle fino alla fine. Io una partita che secondo me, non lo so se è stata la svolta, però secondo me la partita, una delle più belle, è stata con Novara a casa, che penso che abbiamo fatto 90 minuti nella loro area, quando abbiamo fatto gol è stata una liberazione della Madonna. Ma io ho sempre lavorato in fase difensiva e fase offensiva, però ripeto, quando non raggiungi gli obiettivi e poi viene meno tutto e la gente si scorda facilmente, ma è normale, tutto normale. Io ripeto sempre, quando farò allenatore, io più giocatori di qualità ho, li faccio giocare tutti. Penso che quando ci sono giocatori di qualità devono sempre giocare. Il Gaston ci ha messo a disposizione della squadra, allenatore, e abbiamo fatto tutto quello che è possibile per giocare assieme e per provare a completarci. E io spero che un altro anno si possa fare una squadra che... con altri, come si dice, con altri obiettivi, questo penso, e più giocatori forti ci sono e meglio. C'è la pubblicità, ci rivediamo subito dopo. Di nuovo in studio con TG Bologna, la musica ancora una volta protagonista sulla nostra emittente. Questa sera infatti in diretta sul canale 119 di ETV ci sarà il concerto della Filarmonica del Comunale di Bologna, che si esibisce all'Auditorium Manzoni insieme a una giovane ma già affermata violinista, Simone Lumsma. Il concerto è a partire dalle 20.30 sui canali 829 del satellite e appunto 119 del digitale terrestre, naturalmente anche con le voci dei protagonisti che già sentiamo al microfono di Alessia Salvatori. La musica e lo spettacolo ancora una volta protagonisti della programmazione di ETV. Dopo il ciclo Rachmaninoff, che ha visto il tutto esaurito e un pubblico entusiasta in tutti i suoi appuntamenti, ritornano all'Auditorium Manzoni di Bologna, diretto dal maestro Giorgio Zagnoni, i concerti della Filarmonica del Teatro Comunale del Capoluogo. Questa sera il terzo appuntamento, in diretta su ETV nei canali 829 del satellite e 119 del digitale terrestre, a partire dalle 20.30.
Quest'anno lo strumento solista è il violino, accompagnato da alcune tra le più belle pagine del repertorio sinfonico russo. Le esibizioni della Filarmonica prevedono 4 concerti da gennaio a maggio con direttori di altissima fama internazionale, affiancati ogni volta da giovani e straordinarie violiniste. Questa sera la coprotagonista sarà Simone Lamsma, impegnata nell'esecuzione del concerto per violino e orchestra in Re maggiore opera 35 di Tchaikovsky. Olandese di nascita, la giovane Simone si sta imponendo rapidamente tra i violinisti più interessanti della nuova generazione, suonando con le più importanti orchestre e bacchette al mondo. La violinista, che utilizza sul generoso prestito di un benefattore anonimo, lo Stradivari, ex Chanot Chardon, etichettato Cremona 1718, è particolarmente apprezzata per la combinazione di musicalità e controllo tecnico. Sul podio salirà il direttore artistico della Filarmonica Alberto Veronesi, già direttore musicale presso l'Opera Orchestra of New York e direttore artistico del Festival Puccini di Torre del Lago, e dirigerà l'Ouverture da Ruslan e Ludmilla di Glinka e quadri di un'esposizione di Mussorgsky. Tutto questo questa sera in diretta su ETV a partire dalle 20.30 sui canali 829 del satellite e 119 del digitale terrestre. Parleremo anche di una chicca, il concerto aperitivo con ingresso libero, che quest'anno si tiene all'Auditorium Manzoni prima di ogni spettacolo in collaborazione con il Conservatorio Martini di Bologna. Si tratta appunto di un aperitivo ospitato nel foyer e accompagnato dalle esecuzioni di giovanissimi musicisti del Septem Musici. Siamo in chiusura, rivediamo insieme i titoli del nostro sommario. È drammatica la fotografia del mondo del lavoro scattata dalla CISL regionale alla vigilia del 1° maggio. Disoccupazione record, le assunzioni avvengono ancora, soprattutto attraverso conoscenze. A Bologna i sindacati ritrovano l'unità per festeggiare il 1° maggio in nome dello slogan "Il lavoro non è una merce". Banchetti, interventi di CGIL, CISL e UIL domattina in Piazza Maggiore e poi festa e musica fino a sera. Nel mese di aprile il carrello della spesa a Bologna è costato lo 0,8% in più rispetto a marzo, in lieve calo il tasso tendenziale annuo che resta comunque al 3,3%, a far impennare i prezzi, soprattutto i carburanti. Come in un famoso film, si sono dimenticati del figlio che si è perso durante una passeggiata, l'hanno ritrovato i carabinieri. È successo a una famiglia bolognese in vacanza in Calabria, nonostante il lieto fine i genitori sono stati denunciati per abbandono di minore. Ecco la classifica dei nomi e cognomi più diffusi a Bologna. Fra i primi regna sempre incontrastato Rossi, mentre fra i nomi di persone più diffusi sono Maria e Andrea. Per i neonati vincono però Sofia e Alessandro e Mohamed fra gli immigrati. È davvero tutto per il TG di questa sera, grazie per essere stati con noi, ancora buona serata.